Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Si può dire con certezza che la 45esima puntata del Grande Fratello 2023 sia stata decisiva e come non poteva esserlo visto che, ormai, manca una settimana alla finalissima. Paolo Masella e Anita Olivieri fuori dai giochi. Adesso tocca a Simona Tagli, a Federico Massaro e Alessio Falsone. Cosa dicono i sondaggi? Negli ultimi tesissimi giorni a fare il peggio di sé è stato senza ombra di dubbio il, sembrerebbe, fidanzato di Anita Olivieri. Alessio Falsone ha minacciato Federico Massaro per lo spazzolino da denti. Alfonso l'ha ripreso due volte in diretta, ma niente. Simona Tagli tra i due fuochi? I sondaggi sul Grande Fratello 2023. Grande Fratello, chi è il prossimo a uscire? La scoperta dai sondaggi. Sull'eccessiva aggressività e volgarità nei toni e nei comportamenti di Alessio Falsone non ci sono dubbi e su questo non ci piove. Ma c'è una parte di pubblico che ritiene che il suo rivale, Federico Massaro, sia colpevole a sua volta di provocarlo e aizzarlo. Punti di vista. Questo potrebbe portare a sorprese, per ciò che riguarda il televoto. Qualcuno prenderà le parti del flirt di Anita Olivieri? Le percentuali rispondono. Stando al primo sondaggio emerso dal web, in questo caso di Novella 2000, Simona Tagli potrà dormire sonni sereni in quanto continuerebbe ad essere la più votata grazie ai Luzzers e non solo. La vera sfida, era chiaro, è tra i due giovani litiganti e sembra vincerà il modello 29enne contro l'irascibile 32enne. È ancora tutto da vedere ma per adesso lo stacco ci sarebbe, e come. Anita potrebbe già fermare l'hotel. E ora pure mente dente ce lo togliamo, salvate Fede, Zanna Bianca deve uscire, scrivono dei fan su X.